Sì, buongiorno a tutti. Giovanni sa perfettamente che questa è una bellissima vetrina per farci vedere quello che è capace di portare. Infatti anche il suo programma è leggermente cambiato e probabilmente proprio perché sa che deve fare qualcosina in più, sia a livello di tenuta di gara che di coefficiente. Ha tolto il doppio mezzo ritornato carpiato Giovanni Tocci per inserire il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Una bella differenza in termini di coefficiente, 8 decimi di punto per provare il tutto per tutto. Sarà l'ultimo tuffo il quadruplo e mezzo avanti, sarebbe importante arrivarci con delle chance di primo posto per avere l'adrenalina giusta. Intanto comincia la finale con Laurent Gosselin Paradis Canada, doppio e mezzo ritornato carpiato, coefficiente 3. Lui è un piattaformista per la verità, ha gareggiato anche all'Università di Napoli nel 2019 conquistando un ottimo quarto posto. Dal trampolino molti meno precedenti a livello internazionale, ci prova, è entrato come ottavo, dunque non dovrebbe avere chance di podio. Doppio e mezzo ritornato carpiato. Effettivamente inizia non molto bene, era un doppio e mezzo ritornato, tuffo abbastanza semplice, buona la partenza, la carpiatura leggermente larga, vedete durante la rotazione un po' troppo spazio, ma l'errore principale è nell'entrata in acqua, tuffo molto abbondante. Un totale di 45 punti per Gosselin Paradis, che dunque comincia con il freno a mano tirato. Adesso Elias Petersen, Svezia, altro doppio e mezzo ritornato carpiato per questo atleta che non è mai stato schierato dalla Svezia in grandi manifestazioni. Ha come miglior risultato il quarto posto da un metro all'Europeo Giovanile del 2018. Dunque, meglio il suo doppio mezzo ritornato rispetto a quello di Gosselin Paradis. Sì, effettivamente era molto buono per quanto riguarda la parte finale, forse un po' più lento, quindi tecnicamente magari non ha avuto la stessa rapidità, la stessa velocità, ma è stato molto bravo nella parte finale e nell'entrata in acqua. Arrivano buoni voti per lui, sono 3-7 i voti validi, 63 punti. Per lui adesso da seguire lo svizzero Jonathan Sukhov, anche per lui doppio mezzo ritornato carpiato, e anche lui come Giovanni Tocci ha cambiato un tuffo, ha inserito il quadruplo e mezzo avanti, lui per mettere il quadruplo e mezzo avanti ha tolto il triplo e mezzo avanti carpiato, a differenza di Giovanni che ha tolto invece il doppio e mezzo ritornato. E lui è un atleta comunque da tenere sott'occhio perché sì, questa mattina magari non è stato eccezionale, ma è molto bravo e molto elegante. Qui vediamo bene la parte iniziale, carpiatura molto stretta, peccato perché nella parte finale lui è molto bravo nelle entrate senza schizzi, invece qui ne ha alzati un po' troppi. 63 punti anche per Sukhov. E adesso Ross Bitti, Scozia. Doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento, questo è un tuffo che si vede sempre meno da tre, si tende a portare il doppio con doppio, cioè questo stesso tuffo ma con un avvitamento in più e con 4 decimi di punto di coefficiente in più. Sarà interessante vedere se lo porterà ai giochi del Commonwealth nel sincro, visto che dovrebbe gareggiare con Heatley. Non eseguito benissimo, ha una rincorsa molto lenta. Da una parte è un bene perché vuol dire che prende tutta la spinta del trampolino e quindi riesce, guardate da questa inquadratura come si piega la tavola nel momento in cui va a piegare con tutte e due le gambe, guardate va proprio giù verso il basso, lo porta molto in alto ma non c'è controllo nella parte finale, vedete molto abbondante. 52,50 per Bitti, in questo momento è terzo di quattro atleti che hanno eseguito il primo tuffo. Adesso il primo dei due italiani, Francesco Porco, uno della colonia calabrese. Cosenza è cresciuta una scuola di tuffi mica male sotto la guida di Liuba Barsukova e che ha in Giovanni Tocci la sua punta di diamante. Francesco comincia a sua volta con il doppio mezzo ritornato carpiato. Molto bene la spinta, buona la carpiatura, nella parte finale non tiene benissimo con gli addominali, poteva sicuramente tenere un po' meglio la parte di entrare in acqua, però un buon inizio, poi insomma anche lui ha fatto delle modifiche, non tanto tra eliminatorio e finale, ma ha inserito l'avvitamento indietro che spesso non vediamo fare in queste gare. 63 punti per Francesco Porco,
apprezzabile la carpiatura, è molto stretta, che gli ha consentito di girare velocemente. Liam Stone, Nuova Zelanda, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento, coefficiente 3. Presenza impalpabile al mondiale, 42esimo, sotto i 300 punti, 296 per la precisione. Però è andato decisamente meglio questa mattina. I punti suoi sono stati 389, quasi 100 punti più rispetto al mondiale. Allora, questo tuffo era molto bello dal punto di vista della rincorsa, molto lenta ma corretta, vedete, si prende tutti i tempi. Guardate qui quanto va alto prima di spingere, infatti anche l'elevazione del tuffo era molta. Peccato nella parte finale non riesce a trovare l'entrata, addirittura un 8, perché tutto il resto deve comunque essere considerato. 64,50 per Liam Stone. E adesso Giovanni Tocci, che ha fatto una prima metà di gara questa mattina stellare. Comincia con il triplo mezzo avanti carpiato, che era stato il suo secondo tuffo perché aveva aperto con il doppio mezzo ritornato. Aveva ottenuto 75,95, coefficiente 3,1. È uno spettacolo, diciamo che non ha raggiunto la perfetta verticalità, esatto. Però vederlo girare, l'elevazione, la presa di tavola, fantastica. Infatti dà questa idea di leggerezza, di facilità, sembrava un doppio e mezzo avanti carpiato da un metro, ecco, con la stessa tranquillità. Solo peccato nella parte finale è rimasto leggermente carpiato, se fosse stato più verticale sarebbe stato perfetto. Andava a caccia degli 80 punti, invece i punti sono comunque tanti, 74,40. Rispetto al mattino è entrato mezzo voto in meno, che moltiplicato per il coefficiente fa questo punto e mezzo, grosso modo. E adesso comincia la finale di James Heatley, doppio mezzo indietro carpiato, si toglie subito il tuffo a più basso coefficiente di difficoltà del suo programma. Classe 1997. Non inizia benissimo, però questo è un tuffo che mi sembra di vedere ci devono passare tutti gli atleti, perché nessuno, penso, nessuno eseguirà. Nessuno porta il triplo e mezzo indietro. Esatto, vero? Quindi chi lo esegue prima, chi lo esegue dopo, purtroppo è un tuffo semplice, dal coefficiente semplice, ma non facile da eseguire. E questo è il risultato, infatti. 64,50. Giovanni Tocci ha una decina di punti di vantaggio su Jeff Sidley. Andiamo alla seconda serie. Goslen Paradis, triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,1. È nato ginnasta, ha partecipato ai Canada Games per la provincia di Quebec nel 2015 come ginnasta, 2 anni dopo come tuffatore. Beh, devo dire che è stato molto bravo, si vede che ha ancora qualche elemento della ginnastica, per esempio la tipologia di carpiatura, alcuni movimenti che sul trampolino non sono così leggeri, così vedete in questo caso arriva molto avanti sul presalto, non esegue la circonduzione delle braccia, ma riesce comunque a recuperare questo errore. 63 punti per lui, che però si terrà per la seconda metà di gara le rotazioni indietro. Elias Petersen, 1,5 rovesciato con 2 avvitamenti e mezzo, coefficiente 2,9. E qui l'errore purtroppo arriva molto storto. Questo è zero. Diciamo che l'atleta, se riesce a fermarsi e a rimanere sulla tavola, ha la possibilità di ripetere il tuffo con una penalità di 2 punti. È successo anche a Heatley questa mattina di dover rifare una partenza, e anche a Lorenzo Marsaglia, e lì si è giocato probabilmente la finale. E purtroppo c'è lo zero per Petersen. Dobbiamo ricordarci che la rincorsa, per quanto sembra semplice, non lo è. Sono 4 passi con questa tavola che si muove, bisogna andare a tempo. Rispetto a ieri il vento sta dando una mezza tregua, diciamo. Tocca Jonathan Sukhov, doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, coefficiente 3,4. Lui anche non arriva magari perfettamente in punta, leggermente dietro, ma diciamo leggermente dietro può dare qualche problema a livello di spinta. Quando si è totalmente storti o di lato, là c'è proprio un problema di equilibrio. Guardate bene qui la spinta, un pochino indietro rispetto alla punta del trampolino, 8, però sempre molto buona la parabola 8, e l'entrata in acqua. 7,5. Giudici piuttosto generosi, 76,50. Sì, esattamente. L'importante è che lo siano con tutti a questo punto. Ovviamente va in testa su Kova con un margine notevole. E adesso Ross Bitti, doppio e mezzo indietro carpiato.
devo dire meglio di quello di Hitley, con sì. Il doppio mezzo indietro. Allora, tecnicamente a me non è piaciuto molto perché era un po' lento, un po' lontano e magari non bello da vedere rapido, però l'ha portato bene a termine, era magari soprattutto nell'entrata in acqua ha lasciato un buon segno. 6 e mezzo, più o meno. 6 e mezzo. Per Vitti i punti sono 61,50. In realtà Hitlin ha ottenuto un punto e mezzo in più, a volte il nome. Francesco Porco, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Bravo Francesco, è stato molto molto attento soprattutto nella parte finale, era un'ottima rincorsa, forse leggermente in avanti sul presalto, quindi la parabola si allunga, lui riesce comunque dopo l'avvitamento a bloccare un tuffo che stava pericolosamente andando in avanti, ma con un po' di esperienza ha trovato un'ottima entrata. 6 e mezzo, 7 e mezzo. Tanti punti anche per lui, 71,40. Gran bella gara per ora di Francesco. Eccola qui Ljuba Barsukova di cui parlavamo poc'anzi. Liam Stone, Nuova Zelanda, doppio mezzo ritornato Carpiato, coefficiente 3. Molto elegante, abbiamo visto la carpatura super stretta da parte di questa atleta che però non gli ha permesso comunque di entrare totalmente verticale. Andiamo a vedere qui bene il molleggio, circonduzione delle braccia, carpatura vedete strettissima, addirittura guarda forse in mezzo alle gambe come orientamento leggermente scarso. Però i punti ci sono, 64,50 per il neozelandese. Classifica con Sukhov davanti a Porco e a Stone. Giovanni Tocci, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4, 76,50 in eliminatori. Bravissimo Giovanni, questo era un tuffo che ogni tanto deve metterci un pochino più d'attenzione, qui molto bene la presa del trampolino, leggermente si perde i piedi durante la fase di avvitamento che però recupera, ma soprattutto l'entrata in acqua fa sì che appunto quell'errore magari da qualcuno non viene preso in considerazione. 81,60, d'altra parte con il metodo di giudizio dei giudici ci sta l'8,5 sì, sì. Con questo tuffo. E adesso la risposta di James Hitley che si affida al triplo e mezzo ritornato raggruppato. Non aveva brillato più di tanto in eliminatoria, 66 punti. Potrebbe qui, farne di più. Sì, è stato sicuramente più attento. È uno dei tuffi che forse gli potrebbe creare un po' più di problemi perché essendo da fermo non sfrutta la rincorsa, quindi rimane più basso e per lui la rotazione rimane veramente vicino all'acqua. In questo caso bravo perché in poco spazio trova comunque la verticale. 73,10 però aumenta il ritardo di Hitley nei confronti di Tocci. Sono quasi 20 punti di ritardo. Al secondo posto c'è Sukhova, al quarto Francesco Porco. Andiamo con la terza serie. Goslam Paradis, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. E anche qui vediamo un po' lo stesso errore del tuffo fatto in precedenza, arriva sempre molto avanti sulla rincorsa, proprio perché forse deve ancora adattarsi un po' allo strumento del trampolino, vedete qui braccia dietro, arrivano sulle braccia e vedete taglia praticamente il giro delle braccia, questo fa sì che non riesca a prendere tutta la forza del trampolino. Niente di che. 56,10. Adesso Petersen che ha compromesso la propria gara con lo zero di prima, con l'avvitamento rovesciato adesso. Doppio mezzo ritornato Carpiato, rovesciato Carpiato. Diciamo che anche qui era arrivato leggermente storto, sempre sulla sinistra. Purtroppo rimane nella testa dell'atleta l'errore precedente, quindi per quanto sono professionisti, vedete qua, in questo momento qua, vedete si sposta sempre sul lato sinistro, in questo caso un po' di meno riesce a portare a termine il tutto.
cosa migliore è l'entrata in acqua probabilmente di questo gruppo. 63 punti. Beh, oddio, i due tuffi riusciti entrambi da 63 punti, però c'è quello zero che pesa come un macigno. Vediamo Sukov, doppio mezzo indietro Carpiato per lo svizzero, che è rimasto fuori dalla semifinale mondiale a Budapest, quindi 19esimo per 5 centesimi di punto, quelli che lo hanno separato dal giapponese Suyama, 18esimo. Qui dovrebbe perdere comunque. Sì, non ha dato quell'impressione di eleganza che ci fa vedere sugli altri tuffi. Già si era sbilanciato nella fase di molleggio, quindi nel momento in cui vai a caricare il peso è spostato tutto indietro, la carpiatura rimane leggermente larga con la testa alta e poi si perde anche le gambe durante la fase di rotazione. Un po' troppi errori. 57 punti per lo svizzero, arrivano le rotazioni indietro e arrivano anche per Giovanni Tocci fra poco. Prima Ross Bitti, triplo e mezzo avanti Carpiato. Devo dire che tutti quanti gli atleti mi dà l'impressione che riescano a utilizzare bene i trampolini, a parte purtroppo l'atleta che prima è caduto. Evidentemente sono delle buone tavole, il tempo è molto importante per tutti quanti. Guardate anche in questo caso una bella elevazione, leggermente lontano, però un buon tuffo. Tuffo da 63,55 per Bitti, che è alle spalle di Sukov. Adesso Francesco Porco, lui doppia con gli avvitamenti, mentre ad esempio Tocci doppia adesso con il tuffo avanti e non più con il ritornato. Per Porco invece l'avvitamento, prima avanti doppio con doppio, adesso doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, posizione Carpiata, coefficiente 3,4. Allora, questo è un tuffo sicuramente molto difficile che Francesco ha inserito. Lui solitamente esegue il triplo e mezzo ritornato, che in questa gara non esegue perché sta ancora migliorando alcune parti di quel tuffo, e nel frattempo ha portato comunque un coefficiente alto che era molto importante per rimanere diciamo all'altezza della competizione. 51 punti per Francesco Porco. 5 e mezzo. In ritardo di 11 punti rispetto a Jonathan Sukov. Adesso Liam Stone, doppio e mezzo indietro Carpiato, coefficiente 3. Adesso devo dire che questi doppi e mezzi indietro, che diciamo potrebbero essere l'ago della bilancia, stanno venendo abbastanza bene. Era molto stretto l'atleta, ma soprattutto nella parte finale ha trovato una buona verticale, gambe tese e punte tirate. 64,50, li prenderemo volentieri anche per Giovanni questi punti. E difatti Giovanni Tocci eseguirà il doppio e mezzo indietro Carpiato. In questo momento Stone è staccato di 3 punti da Sukov. Giovanni nei primi 3 tuffi dell'eliminatoria aveva ottenuto 228 punti, 229, con gli altri 3 162. Una brusca frenata dunque, e nella seconda parte c'erano le rotazioni indietro. Peccato, perché Giovanni veramente a volte ne fa 4-5 di seguito fatti bene, però è quello che ha fatto pochi minuti fa. Esatto. Perché in allenamento li eseguiva tutti da 7, dal 7 in su, però è anche un tuffo che lui spesso ha detto che non gli piace, quindi proprio non riesce a digerirlo indipendentemente dalla difficoltà, perché poi non è un tuffo difficile a livello coefficiente. 46,50 per Tocci, che vede ridursi di parecchio il vantaggio su chi lo insegue. Vediamo adesso James Hitley, 1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5.
due volte bronzo al mondiale nel team event con Spendolini e nel sincromisto a tre con Grace Reed. Allora lui sicuramente non si lascia scappare l'occasione, giustamente l'atleta anche lui di punta di questa gara, era arrivato leggermente indietro. Infatti non ha preso benissimo la tavola, esatto. Quindi ha tanto di cappello per essere riuscito a mettere alla fine un ottimo tuffo. Esatto, la sua esperienza gli ha permesso comunque di portare a casa un tuffo di altissimo coefficiente, però la rincorsa è una cosa che si porterà anche nei prossimi tuffi, quindi bisogna stare sempre attenti. E improvvisamente Hitley si ritrova in testa con 10 punti su Giovanni Tocci. Loran Goslem Paradis, doppio e mezzo indietro Carpiato, coefficiente 3, comincia la seconda metà di gara. Bravo, era un tuffo sicuramente complicato dal punto di vista tecnico, ricordiamo che viene dalla ginnastica, quindi si vede proprio già nella partenza, ma soprattutto nella fase di apertura, che stende subito circa l'acqua, non cercando più che altro la linea del corpo, ma la verticalità del tuffo. Tuffo buono, dai. 58,50 per Goslem Paradis. Sufficienze abbondanti per lui. Adesso Petersen, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. E rimane molto molto scarso nella parte finale, cioè era un triplo e mezzo avanti Carpiato, lui esegue praticamente tra un triplo e un triplo e mezzo. Andiamo a vedere, sempre se non sbaglio qua molto da una parte del trampolino, vedete, carica da una parte per poi ritrovarsi dall'altra, e forse gli manca proprio un po' la spinta. Gli mancano anche parecchi punti, 52,70 con il triplo e mezzo avanti. Jonathan Sukova, doppio mezzo rovesciato Carpiato, coefficiente 3, dunque rotazione indietro e rincorsa per lo svizzero. Allora sicuramente molto alto, come abbiamo detto è molto stretto, però sia sul doppio mezzo indietro che sul doppio mezzo rovesciato, quindi le rotazioni un pochino più complicate, ha delle problematiche, vedete anche lui molto storto perché va alto ma non riesce a trovare mai la verticale, rimane leggermente carpiato. 61,50 per Sukov, che è nettamente in testa, ma devono arrivare i più forti. Rosbitti, altro doppio mezzo rovesciato Carpiato, dunque coefficiente 3. Molto bravo nella parte finale del doppio e mezzo indietro Carpiato, qui non ha avuto la stessa lucidità nella parte finale, quindi in apertura peccato perché comunque era un tuffo molto alto, magari era leggermente lento, ma l'entrata in acqua avrebbe fatto la differenza. 52,50 classifica Sukov davanti a Bitti e a Goslem Paradis. Francesco Porco, doppio e mezzo indietro Carpiato, coefficiente 3. Bravissimo, sì. Bravissimo, peccato. È il doppio e mezzo indietro che avremmo voluto vedere eseguito da Giovanni Tocci. Peccato per l'avvitamento in giro di prima, qui è stato molto attento, è rimasto molto fermo, bene soprattutto l'entrata in acqua. Le gambe sono leggermente perse ma non si vede dal lato. Buoni 67,50 per Francesco, che è vicinissimo a Sukova e può giocarsi dunque un posto sul podio. Liam Stone, doppio mezzo rovesciato Carpiato, il tuffo che poi fra poco eseguirà anche Tocci.
eseguito abbastanza bene, peccato perché esce leggermente con le gambe piegate dal trampolino, quindi subito dopo le stende, molto bella la carpiatura, molto stretta, molto alto, e nella parte finale del tuffo andiamo a vedere leggermente sporcato, vedete qui l'altezza, bella carpiatura, non è entrata pulitissima. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Porta a casa anche un 7,5 fra i tre voti validi, che significa un parziale di 64,50. E Stone è secondo fra Sukhove e Porco. Giovanni Tocci, doppio mezzo rovesciato carpiato, coefficiente 3. Deve fare 56 punti per andare in testa. Dovrebbe fare sì sicuramente, però questo è un tuffo che lui lo sa fare anche molto molto meglio. Lui ha fatto anche per lunghi periodi il triplo e mezzo rovesciato, esattamente. Qui arriva leggermente indietro sulla tavola e non, diciamo, non arriva nella migliore delle partenze, poi è abbastanza attento nella parte finale, però ecco, anche degli 8 poteva prenderli. Sì, invece si ferma ai 7. 60 punti, va in testa, ma la classifica è cortissima. James Hitley, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5. Ai giochi olimpici di Tokyo, quarto dopo l'eliminatoria, quarto in semifinale e poi un calo fisiologico in finale, chiuso al nono posto, peggiorando il punteggio di una quarantina abbondante di punti. Questo è il tuffo che dicevamo, triplo e mezzo rovesciato, che Giovanni Tocci per un periodo anche abbastanza lungo ha eseguito, e Hitley l'ha eseguito piuttosto bene. Sì, che poi in realtà Giovanni lo allena, quindi non è che l'ha lasciato in disparte, però si fanno appunto delle scelte. Lui molto bene, perché ha fatto una rincorsa praticamente quasi perfetta, raggruppatura molto stretta, rimane leggermente scarso. Ecco, forse lui in questo caso avrebbe potuto dare qualcosina in più se lo meritava. Sì, da 3,50, classifica che vede Hitley con un vantaggio che aumenta a vista d'occhio. 24 punti su Tocci, 28,60 su Sukhove, 33 su Porco. Eccola qui la classifica, con Petersen che è lontanissimo, anche perché ha un tuffo in meno. Quinta rotazione, Goslen Paradis, doppio mezzo rovesciato carpiato. Vede molto la particolarità della sua velocità di rotazione, abbiamo visto che magari non è andato alto come gli altri atleti, quindi un pochino il giudice dovrà valutarlo, però molto rapido, quindi una rotazione carpiatura molto stretta, sempre qualche problema tecnico nella parte finale. 63 punti per Goslen Paradis. Petersen, doppio mezzo indietro carpiato. Lui dà una buona impressione su questo tuffo, si vede molto bene che durante la fase di rotazione muove la testa, quindi in entrambi alla ricerca dei punti di riferimento, esattamente, che è quello l'elemento che ti fa portare poi il tuffo in verticale. Qui bene la spinta, andiamo a vedere, bravo, e qui proprio col movimento della testa lui guarda o l'acqua o la punta del trampolino, che sono i due punti fondamentali per poi lasciarli le gambe e trovare l'entrata. Bene Petersen, 64,50. Super. Insomma, gli mancano, diciamo, 60 punti, sarebbe oltre i 300. Sukhov, uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5. Questo era un bellissimo tuffo, altissimo, a mio parere forse leggermente vicino rispetto alla punta del trampolino nel momento in cui finisce i tre avvitamenti e mezzo, però guardate che elevazione, a parte la sua rincorsa particolare, quasi si ferma prima della spinta, guardate l'elevazione, sono tre avvitamenti e mezzo e ottima l'entrata. E non è una buona notizia per Giovanni Tocci, perché i punti sono 82,25 per Sukhov, che a questo punto va a caccia almeno del secondo posto, e Tocci dovrà fare 78 punti per andarlo a prendere. Ross Bitti, doppio mezzo ritornato carpiato. Giovanni Tocci eseguirà il quadruplo e mezzo avanti.
Peccato è che quest'atleta anche nel tuffo precedente esegue delle rotazioni comunque sufficienti per portare il tuffo in verticale. Poi nella fase finale lui apre molto presto le braccia, come se attendesse, come se avesse più metri rispetto a quelli che ha, e quindi rimane sempre molto scarso. 54 punti per lo scozzese Francesco Porco, doppio mezzo rovesciato carpiato, coefficiente 3. Allora, purtroppo tuffo scarso, lui questo tuffo lo esegue addirittura anche da un metro, forse è proprio questo il fatto che quale che non l'ha fatto spingere, praticamente è andato un po' in riserva nella fase di rotazione, proprio forse a causa della paura di andare abbondante. E allora, se esegui il doppio mezzo rovesciato carpiato dal metro, perché non provare il triplo mezzo raggruppato da tre? No, ma lui lo allena, lo fa, e evidentemente in questo momento non era il tuffo migliore. 48 i punti per Francesco Porco, adesso Liam Stone, triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,1. Devo dire un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato, si sono visti molto bene tutti e tre i salti mortali e mezzo, perché era leggermente lento ma era altissimo, bellissima la carpiatura, ottima l'entrata, uno dei più belli forse insieme a quello di Giovanni. E difatti viene premiato dai giudici, 74,40 che è il punteggio che aveva ottenuto Tocci. Quindi Stone rimane davanti di parecchio a Porco e rimane nella scia di Sukova. Giovanni Tocci, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,8. Dopo di lui eseguiranno questo tuffo nell'ultima rotazione anche Sukov e Hitley. Bravissimo. Sì, sì. Ottimo il tempo di tavola, ha fatto una rincorsa perfetta e secondo me se l'hai proprio goduta tutta nel momento in cui ha sentito i piedi poggiarsi sulla punta della tavola, perché qui l'atleta se ne accorge e dice ok, adesso posso dare il massimo, ed è quello che ha fatto. Ottimo tuffo però Giovanni. 85,50 per Giovanni Tocci, e adesso la situazione si fa molto molto interessante, perché Tocci è davanti a Sukov e in qualche maniera mette un po' di pressione a Hitley, che esegue il doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti e che per andare in testa dovrà fare 61 punti e mezzo, per carità fattibilissimo, però non è chiusa la lotta per il primato. Allora, era un tuffo abbastanza semplice per lui, ha eseguito un'ottima rincorsa, la parabola era altissima e addirittura aveva molto più spazio rispetto a quello che gli serviva. Infatti nell'apertura va subito a prendere le braccia, sicuramente un buon parziale. 76,50 recupera, sì, ma non tantissimo Tocci nei confronti dello scozzese. E allora Hitley è in testa prima dell'ultimo tuffo con 15 punti su Tocci. Però anche Hitley avrà il quadruplo e mezzo avanti, attenzione. Però credo che quando poi sentiremo Giovanni a fine gara dovremo partire dal suo quadruplo e mezzo avanti, perché quella è un'iniezione di autostima non da poco. Vediamo intanto l'ultimo tuffo gara di Laurent Gosselin Paradis, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento. Sì, è particolare, lo ha eseguito durante la fase di rotazione, dopo la carpiatura l'atleta quasi si ferma, si blocca e guarda l'acqua, guardate, qui fa un primo salto mortale avanti carpiato. Si ferma, guarda l'acqua e poi inizia l'avvitamento. Ecco, quello è proprio un punto importante perché fa capire all'atleta in che momento è rispetto alla rotazione del tuffo. 57 punti per Gosselin, che chiude a 335,40, sono 5 punti più rispetto all'eliminatorio. Adesso Petersen, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento. Cioè lui ha fatto per 5 sesti una gara più che decorosa, direi una buonissima gara. Sì, peccato per quell'errore, perché poi lo vediamo, c'ha un buon tempismo, vedete quei saltelli prima del presalto, vuol dire che l'atleta è molto attento a quello che è il movimento della tavola, peccato per quell'errore.
307 i suoi punti alla fine, parziale di 64 e mezzo, gli mancano 60-65 punti per arrivare, sarebbe arrivato intorno ai 370-380. E adesso attenzione, perché tocca a Jonathan Sukov, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,8. Quadruplo e mezzo avanti di Tocci. No, allora il primo errore è che arriva leggermente avanti sulla rincorsa e lo si vede non solo dalle punte dei piedi, ma il fatto che piega le gambe in questo istante prima proprio per cercare di recuperare. La parabola si allunga, non si fida più a fare la sua classica apertura, attende un po' di più, tuffo totalmente abbondante. 39,90 per Sukov, che rischia grosso, rischia di perdere anche il suo posticino sul podio. Ross Beatty intanto a chiudere con il doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. E comunque Sukov ha ancora un margine di sicurezza su Francesco Porco, 79,25 punti. Porco chiuderà con il triplo mezzo avanti e dovrebbe andare a cercare gli 8,5, 9. Questo, che era forse uno dei tuffi più difficili del suo programma, lo riesce a portare meglio nella parte finale. Si perde le gambe. Sì, il volo per un attimo ha perso la combinazione. Esatto, qui è proprio la tenuta del corpo, che dopo la fase di carpiatura l'atleta deve stare fermo, duro, compatto. Invece si vedono questi piedi che volano e poi dopo si riprendono nella parte finale. Però quello si dice sempre, che i giudici vengono impressionati soprattutto dall'ultima cosa che vedono, cioè dall'ingresso in acqua. 66 punti. E adesso tocca a Francesco Porco, triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,1. Lui ha chiesto troppo a se stesso, probabilmente. Ha fatto lo stesso errore di Sukov, in senso, era un triplo e mezzo e non un quadruplo e mezzo, ma arriva sbilanciato in avanti, quindi cerca comunque di trovare una parabola alta, perché si può ancora recuperare il tuffo. Però nella parte, vedete, la circonduzione non ci sta e purtroppo non c'è l'entrata. Peccato, sporca sul finire proprio una buona gara. Porco 35,65, chiude a 336, che vuol dire rispetto al mattino un passo indietro di più di 20 punti. Lian Stone, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Dovrebbe fare 47 punti per andare a prendere sul cove, li può tranquillamente fare. Sicuramente li farà, è molto bella la sua velocità nell'avvitamento, addirittura esegue quasi un primo avvitamento leggermente più lento per poi invece accelerare e eseguire anche il secondo avvitamento. Andiamo a vedere qui bene la presa di tavola, sale molto in alto, le guarda, rapido e soprattutto una buona entrata. 76,50, chiude a 408,90 e sono 112 punti in più rispetto alla prova del mondiale. Bisognerebbe capire cosa ha fatto al mondiale per farne 100 di meno. Giovanni Tocci, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4 per andare in testa. Tocci ha bisogno di 61 punti, andare in testa vorrebbe dire medaglia d'argento sicura. Un attimo di concentrazione sia per il vento, ma è per un attimo è partita anche la musica. Bene. Per il secondo posto sì. Dovremmo esserci. Sì, peccato per la parte finale, perché Giovanni ha un'ottima entrata e sul 4 per mezzo avanti tuffa ancora più difficile, ce l'ha fatto vedere. Buona la partenza, qualcosina in più bisogna ancora farlo. Comunque 68, chiude a 416, bentornato Giovanni Tocci, potremmo dire così, Massimiliano. Sì, sì, si è visto già sul doppio con doppio e già sul triplo e mezzo avanti e sulla conduzione di gara. Qualcosina da limare, però si vede che la crescita c'è e sta iniziando finalmente nel momento che ci serve. 36esimo al mondiale, insomma, non serve aggiungere altro. È un altro Giovanni Tocci e c'è ancora un grande evento da andare a vivere intensamente, cioè l'Europeo di Roma. Si chiude la gara con James Hitley, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, dunque Hitley per vincere deve fare 53 punti.
coefficiente 3.8. Eh no, potrebbe aver buttato via la vittoria Hitley. Beh, sicuramente, perché dare un 5 a questo tuffo sarebbe troppo. Peccato, perché era stato molto bravo, ha fatto un ottimo presalto, io lo avevo dato per, cioè, scontato che avrebbe fatto un ottimo tuffo. Mi spiace. Invece 39,90, addirittura terzo, quindi vince Giovanni Tocci davanti a Liam Stone e ad un clamorosamente negativo nell'ultimo tuffo James Hitley. Questo è il podio da 3, andiamo in pubblicità. Giovanni Tocci raccoglie i complimenti degli avversari, dei tecnici degli altri paesi. Verrebbe da dire bentornato Giovanni, perché era un po' che non ti si vedeva su questi livelli. Sì, fortunatamente è andata bene, sono contento sia della gara di questa mattina, l'eliminatoria, sia del pomeriggio, e si è potuto notare come nei tuffi non si può dire mai nulla fino alla fine, perché comunque lo scozzese stava davanti di 20 punti, avevo visto prima dell'ultimo tuffo, ha sbagliato l'ultimo tuffo, quindi insomma è passato al terzo posto, però comunque riguardo alla mia prestazione sono contento. Qualche errorino, però va bene. Allora, sono contento. Partiamo dal quadro più a mezzo avanti, perché se lo facessi sempre così saremmo già tranquilli in partenza circa il risultato finale, insomma. Mi piace che insomma si parte dalle cose positive. Quadro più a mezzo avanti, un bel tuffo, ho fatto il presalto, già lo sentivo alto e ero determinato insomma a farlo bene, anche perché l'ho inserito proprio per la finale, per provarlo. Tra l'altro domani lo proveremo anche nel sincro, è un tuffo importante, quindi molto bene così. Viceversa, c'è da lavorare sul doppio e mezzo indietro, però l'abbiamo detto, nel riscaldamento avevi seguito più di una volta un buonissimo doppio e mezzo indietro. Sì, è un tuffo purtroppo che faccio difficoltà insomma a far bene, perché comunque lo alleno, non posso dir di no. Però purtroppo mi manca un po' di sensibilità sulle rotazioni indietro rispetto a quelle avanti, e quindi insomma. Però tu quanto tempo hai passato in infermeria nei primi mesi del 2022? Sì, è stato, diciamo, l'anno scorso è stato un anno particolare, effettivamente. E ho passato tanto tempo infortunato, il taglio alla gamba, esatto, l'operazione, sì, anche quest'anno. L'infezione, non so, sembra un elenco, no, di disgrazie. Però insomma è passato tutto, è rialzarsi. Esatto, l'importante è questo. Sono contento di averlo fatto qui a Bolzano, una gara di questo livello, che comunque è abbastanza alto, quindi sono contento. Senti, 90 punti in più rispetto al mondiale, 90 sì, punti, un tuffo abbondante questo. In più. Sì, esatto, e diciamo che lì è una gara a sé, perché è una gara molto lunga e tantissime persone sul trampolino, anche il riscaldamento è impegnativo, e poi comunque. Però qui c'è il vento, qui c'è il sole, assolutamente. Ti crea problemi, tante insomma, cose. Insomma, bisogna valutare sempre tante cose, però. Fateci divertire tu e Lorenzo Marsaglia, a cui dobbiamo tirare Speriamo. Le orecchie domani nel sincro e dal metro. Sì, assolutamente. Grazie. Sì. Allora grazie. Adesso vediamo di recuperare Francesco. Grazie Giovanni Tocci. Francesco Porco, ciao, benvenuto. Intanto forse tu questa mattina alle 10 non ti immaginavi di disputare questa finale, visto che erano due atleti per paese, Massimo, e c'era anche Lorenzo Marsaglia. Sì, no, in realtà io stamattina mi sono svegliato e stavo bene fisicamente, e anche durante l'allenamento sono stato bene tranquillamente. Nonostante magari il freddo, l'ora, però ero soddisfatto in eliminatoria e sono soddisfatto anche adesso in finale. Peccato per l'ultimo tuffo, perché alla fine